Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta alle pesche rovesciata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono pesche sciroppate sgocciolate, farina di tipo 00, zucchero semolato, zucchero di canna, scorza di limone, burro morbido a pezzi, uova, sciroppo di pesche, sale, lievito per dolci e vanillina. Andiamo via alla ricetta. Per la ricetta ci servirà uno stampo per torte del diametro da 24 cm con apertura cerniera. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno, lo abbiamo imburrato e abbiamo imburrato anche i laterali. Adesso iniziamo la ricetta versando sul fondo dello stampo lo zucchero di canna. Posizioniamo le fette di pesche sciroppate. Aggiungiamo una parte lo sciroppo delle pesche. Mettiamo momentaneamente da parte lo stampo. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 8. Aggiungiamo le uova. Lo sciroppo, la farina, pizzico di sale, e la vanillina. Chiudiamo il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Riniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo le pesche tagliate a pezzetti e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi con l'antiorario a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo nello stampo. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Torta alle pesche rovesciata. Grazie e alla prossima ricetta.